Negli anni 70 l'Inghilterra era abbastanza grigia, deprimente, c'era la disoccupazione, nessuno lavorava. Yeah, and the music was terrible, it's all prog rock and long guitar solos and bad hair. La musica terribile, c'era il prog rock, questi lunghi assoli, terribili, i capelli terribili. And also, in England we only had 3 TV stations as well, so you know everyone was watching the same rubbish TV. In Italia avevamo solamente 3 canali televisivi, quindi tutti quanti guardavano le stesse porcherie in televisione. We were very depressed in the early 70s. But Top of the Pops was a weekly TV show, which everybody, over 20 million people used to watch that every week. C'era Top of the Pops, che facevano vedere la televisione ogni settimana, e ogni settimana 20 milioni di persone si collegavano per vedere Top of the Pops, un programma musicale. So it's a show that everybody saw. When you were at school, you're always discussing the bands the next day, and who was, rubbish and who was good and all that sort of stuff. Era un programma che guardavamo tutti, e poi tutti quanti ne parlavano poi il giorno dopo a scuola, anche se il band era una porcheria, insomma. But then, of course, Bowie came out with Starman, and it's a very well, it's a famous night for all of us in the UK who were watching Top of the Pops, and it really changed a lot of our lives. Permanently, I'm still. Poi chiaramente è arrivato quella sera in cui è arrivato Bowie a Top of the Pops, ha cantato Starman e ha cambiato tutto, è cambiato tutto da un momento all'altro. I knew he was good because my father immediately walked out of the room. My mother was in tears, Ho capito subito che era fantastico perché mio padre si è uscito indignato dalla stanza, mia madre si è messa a piangere. Yeah. It was a game changer, so. But I could talk all night about it, but basically he opened the windows to our imagination in the early 70s. Sì, ha cambiato tutto, vorrei stare qua per ore a parlare di quanto è stato importante, comunque praticamente ha aperto una finestra di immaginazione, di fantasia negli anni 70. And it's been a fantastic journey. He brought so many new music into our lives that we've never heard before, electronic music, the soul, plastic soul, all this was new music, and it was an education for us all. E chiaramente poi ha portato alla nostra vita tantissima musica nuova che non conoscevamo, come la musica elettronica, il soul, e tutte cose che poi insomma abbiamo continuato ad ascoltare. And we could wear makeup as well, which ci ha fatto anche indossare il makeup, il trucco, which I don't wear now, che adesso non mi metto più. But it's a lasting impression. It's fantastic, that we're doing this celebration. I mean, Rita deserves a huge round of applause for putting this book together, because it's a real labour of love. Do you want to hear any more or not? Is that it? That's it. Grazie, Giorgio. Allora io adesso, prima di fare un'altra domanda alla signora Rom, vorrei passare la parola a Rita, perché ci sono altre persone che hanno collaborato in maniera importante a questo progetto. Il libro, così come il film, è appunto un lavoro collettivo, e nel libro ci sono delle cose molto importanti, a parte che ci sono delle interviste, la maggior parte delle interviste inedite, integrali, con i musicisti, con i personaggi, ma ci sono anche interviste a personaggi che non erano presenti nel film, ma ci sono anche delle interviste che sono state ritrovate grazie ai fan che ci hanno inviato le registrazioni, delle interviste alla radio fatte da Bowie durante i suoi passaggi in Italia per le varie tournée, e non c'era registrazione ufficiale nelle teche della Rai, perché all'epoca non si registrava il canale musicale dello stereo, perché evidentemente non veniva considerato importante culturalmente la musica. E qui noi abbiamo rintracciato i colleghi, cioè Pandolfi, eccolo qua, il collega che ha intervistato Bowie, eccolo. Poi abbiamo Luciana Biondi, dov'è? Ecco, le grandi voci della radiofonia italiana che ha intervistato voi nel 90. Barbara Condorelli, dove sei? Dove sei? Eccola! Barbara Condorelli che racconta questo incontro incredibile con David a Londra, alle prese con il Nagra, che è il registratore che si usava all'epoca, e David gli mostrò le meraviglie del digitale, del DAT, dicendo: ma com'è che in Italia ancora andate in giro con sta roba?
e lei dice, beh, noi questo abbiamo, e siccome sapete che David un po' sciamano lo era, un po' mago, il Nagra si blocca, no? In qualche modo, però magicamente registra. E insomma, poi l'intervista la trovate tutta quanta sbobinata, però c'è da dire che Barbara, come fan, perché lei era fan, però non gliel'ha detto, si fece dare un autografo dicendo è per mio figlio, giusto Barbara? Senza dire che il figlio aveva 2 anni. Quindi ecco questo, insomma, e poi Barbara si è persa per Londra, tant'era l'emozione di incontrare. Quindi ci sono colleghi che in qualche modo hanno collaborato, perché poi hanno raccontato, anche Luciana ha raccontato la testimonianza. Luciana, sei qua, sì, di quando è arrivato David, che hai pensato, ma è vero, cioè esiste, giusto? E la raccolta di queste cicche, delle 1000 sigarette fumate da Bowie per una sua amica iper fan, roba che non sarebbe stato molto felice David negli anni di Los Angeles, perché era talmente fobico che mandava il suo assistente a raccogliere le cicche per paura che qualcuno gli facesse delle magie, insomma, delle fatture. Insomma, quindi veramente un progetto composito, tanti amici che hanno collaborato, vedo anche Pietro Galluzzi, che insomma lui ci ha messo tutto se stesso, poi c'è la mia amica Alex che mi ha aiutato, insomma, questo è veramente un progetto nato dall'amore, e non sarebbe nato se non ci fosse stato anche il supporto della famiglia, dell'amicizia e soprattutto proprio dell'amore verso questo grande artista. Ma Sidney, ma che cosa aveva di così magnetico questo ragazzo biondino, inglesino, così british, anche truccato, eppure invece è cioè, comunque affascinante. Ma era truccato, però conoscendolo non si vedeva molto il trucco, no? Perché era trasparso da lui se stesso. Il trucco era come un vestito, non lo so, non era molto importante per lui, non era molto importante, però la cosa carina e molto di lui era che sembrava, cioè lo sapevi che era David Bowie che faceva tutto, che era un grande artista, però era anche molto tipo il ragazzo che magari conoscevi da adolescente, no? Perché aveva grande giovinezza, sempre. Era sempre molto, molto, molto giovane, molto carino, molto giovane e gioviale con tutti. E lui mi ha detto una cosa durante l'intervista: non era imponente come gli altri, cioè non metteva paura di persona, non era. No, affatto, era come un ragazzo, come un adolescente, carino, giocava con tutti, diceva, faceva barzellette, diceva delle cose molto divertenti, no? Sempre un po' fuori delle righe lui, no? Era sempre un po' fuori delle cose che stavano succedendo. Mi ricordo c'era una scena, ho raccontato questo, c'era una scena molto complessa, con tantissimi extra, tanti, e non stava andando avanti, stava andando avanti molto, molto lentamente. E alla fine, finalmente ha messo insieme tutti quanti, ci sono 350 extra, e lui, e dovevamo girare questa scena, e il regista David Hemmings finalmente ha parlato con noi e ha detto va bene, ci sono adesso domande, sono adesso domande qua. E David si è alzato la mano e ha detto il pranzo, qua non ci sono. What about lunch? No, what about lunch? Che non aveva nulla a che fare con tanto per spezzare. Ma molto bambino, molto adolescente, era molto carino. Ballava? Eh? Durante le pause tra una scena e l'altra, ballava swing come il ragazzo della team? No, perché doveva fare il tango, doveva imparare il tango. No, però era un ballerino. Era un bravo ballerino, era un bravo tutto, era un bravissimo artista. Attore, scrittore, poi scriveva, ha scritto quella canzone per me, una sola, una sera, ha detto vieni con me, lo scriviamo, quello della strada, no? Mm-hmm. Che lui ha scritto.
ma era molto, molto divertente di stare. Poi c'era questo locale che si vede anche nel film, lo Stau a Lampa, che era un vero locale dove vero si locale, erano veri travestiti. Infatti una volta ho chiesto a loro, perché era l'inizio di Transessuale, no? E questa che mi ha presentato, erano tutte adorabili e divertenti. Poi ho detto una volta, ho detto, ma c'è qualcuno qua che ha cambiato il sesso? E mi ha detto, ma che cambiare il sesso? Questo prima si deve fare il naso, ma non hai visto? Era un periodo molto divertente. Mi ha detto che a David piaceva molto stare lì, perché praticamente poteva essere proprio un Mr. Nobody, cioè poteva essere... Usciva la sera sempre da solo, usciva e faceva le cose sue, nessuno ha mai saputo che fosse là a Berlino. Saperlo. Però questo era, quale anno era questo? 89? No, prima, durante le riprese di Gigolò. Sì, era 79, sì. 79? Era 79? 78-79, gli anni di Berlino. E come vuole il tempo, eh. E comunque, era il suo periodo di cult, questo, sì. Perché non era... Io pensavo che non era un grande e ricco artista, perché a parte che non si comportasse così come un grande e ricco artista, proprio per niente, lui era una figura di culto veramente, e era conosciuto, però poteva anche andare dove voleva. E questo l'ha sempre detto. Mi sembra Luciana gli chiese, ma tu quando esci, che vieni a Roma, ti metti i baffi e barba finta? Dice, no, io quando vengo per vacanza non mi riconosce nessuno, giro tranquillamente come una persona, come tutti, insomma come David Jones. Proprio. E questo è anche il motivo che lui ha avuto tempo per leggere e per sviluppare una cultura. Perché non era come Albano e Romina, non era così, aveva tempo, lui voleva il tempo per crescere, per conoscere il mondo, per conoscere il passato, per pensare anche al futuro. E questo era molto importante per lui. Grazie. Le do il decinto in dubbio, no? Parlando del fatto, anche Miss De Kent dice alla fine dell'intervista, lui è un danzatore, lui danzava. Una cosa che, studiando appunto la carriera di Bowie, ed è confermata da queste testimonianze, è proprio il tocco della grazia di Bowie. Noi pensiamo a quanti artisti lui in un certo senso ha fatto risorgere, Luid, Iggy Pop, in un certo senso Nina Simone, cioè come lui abbia onestamente, come diceva la signora Rom, con grande onestà riconosciuto i debiti, dichiarato i debiti nei confronti dei suoi maestri e abbia pagato questo debito rilanciando le loro carriere. Poi è andato anche oltre, perché lui ha sempre sostenuto i giovani musicisti, sempre, e anche i giovani artisti, acquistando le loro opere d'arte per dargli la possibilità di continuare a dipingere. Quindi lui è stato in qualche modo una figura quasi di mecenate. Sì. E quindi un po' l'idea anche di Bowie Next nasce proprio da questo, nel senso che all'interno del film ci sono tanti artisti giovani e sono degli artisti particolari, perché sono sia dei musicisti sia dei cantanti, ma sono anche dei registi e in alcuni casi anche degli illustratori che hanno realizzato anche le animazioni. Quindi questo proprio in linea con la poliedricità del personaggio, perché Bowie era musicista, scriveva testi, era letterato, era pittore, è stato attore, quindi ha un po' toccato tutte quante le arti, e così anche un po' il suo pubblico, i suoi fan, chi si è ispirato a lui. E nel film da questa cosa emerge. No, volevo solo dire, sì, questa cosa che dicevi dell'ispirazione, il fatto è una cosa che mi è sempre piaciuta tantissimo, da cui ho imparato anche moltissimo. Insomma, le tante indicazioni, diciamo, Bowie è stato un maestro in qualche modo,
e ha consentito di conoscere altre cose al di là della musica pop che faceva lui. Lui ha sempre, mi piaceva tantissimo quando gli chiedevano cosa stai ascoltando in questo momento, quali sono i gruppi che glielo chiedevano sempre, e lui non si faceva mai indietro. E ogni tanto diceva, mi piace The Day, per esempio, negli anni '80, o mi piacciono gli Arcade Fire nel 2005. E questa cosa poi ricorre anche nel libro, c'è un'intervista, mi sembra, di Luciana Biondi, e anche in quella, una precedente forse, e ogni volta sì, gli viene chiesto qual è la tua scheda, cosa vorresti sentire in questo momento, e lui non si fa pregare, inizia a dire vorrei sentire i Pixies nel 91, nell'87, piuttosto che un altro gruppo del 90. Sì, nel crowd negli anni 70, senz'altro. E questa è, devo dire che ci ha anche sempre colto, tranne... Anche Blondie, in qualche modo, Debbie Harry. In qualche modo sì, insomma, lui ha sempre dato queste indicazioni, ha sempre consentito, di ampliare la nostra discografia, in qualche modo. A parte Mandalier con Tumor, insomma. Sì, sì. Quello magari, no, però, è un personaggio anche lei. Uno come Jacques Brel, per esempio, magari ci saremmo anche arrivati, però ci saremmo arrivati dopo. Scott Walker ci saremmo pure arrivati, prima o poi ci saremmo arrivati, ma chissà quando, insomma. I don't know if Jerry, would you want to say something about the new music that you met through David Bowie, other artists that you will never have discovered without David Bowie? Well, just a Amanda. Absolutely. I mean, where do you start? There's Eno, there's Lou Reed, there's Iggy Pop, all the new romantic groups that came through at the end of the early 80s. Sì, Lou Reed, Iggy Pop, tutti i gruppi più romantici che sono usciti durante gli anni 80. And you had the not so good copy. There's Gary Numan. Do you remember Gary Numan? It's just a straight Bowie copyist. But you've got to take the good with the bad. That's the thing. Sì, ha ricordato tutti, diciamo, i gruppi che sono stati influenzati da David Bowie, quindi gente come Gary Numan, cose che non gli piace molto, cose buone e cose cattive, insomma. Sì, volevo chiedere solo un'ultima cosa, ma a Jerry, perché Jerry ha scritto una bellissima canzone che è Human After All, che nasce proprio dopo la morte di David. You wrote a beautiful new song called Human After All, which you wrote right after David Bowie. Scoprire death. Con la morte che comunque era un essere umano e non una divinità. The meaning of this song is like discovering with death, it was a human after all. What were you trying to express? Well, it was rock and roll. No, it's written literally 24 hours after Bowie died, and it's the only way I could deal with dealing with the news, because it's such a huge, huge emotional moment, and you can't just lock yourself away. So, luckily, being a musician, I have a good sort of outlet. So I just pulled the lyrics, just wrote themselves, and it's just a very nostalgic look at the difference that Bowie made in my life. Sì, l'ho scritta entro 24 ore dopo aver appreso la morte di David Bowie, ed è uno sguardo nostalgico a ciò che David Bowie ha rappresentato nella sua vita. Yeah, I mean, it's inspired very much by, we all went to Brixton, where Bowie was born, obviously, on the day that he died, and there was a sort of, everyone was just standing around, nobody was talking to each other. È stato ispirato dal fatto che tutti quanti noi, il giorno in cui David Bowie è morto, siamo andati a Brixton, che è il luogo dove lui era nato, e c'erano tutte queste persone che semplicemente stavano lì, a Brixton, e nessuno parlava, tutti in silenzio. Yeah, and basically I thought I've got to channel all this emotion into something. So the song was written and recorded within 24 hours, and I think it's the best song I've ever written, really. It just wrote itself. Sì, dice che entro 24 ore ho scritto questa canzone, e di base la canzone si è scritta praticamente da sola, e lui crede che sia la migliore canzone che abbia mai scritto. Yeah, that's it. Io non so se abbiamo il tempo adesso per far sentire la canzone di Jerry, lo vogliamo farla sentire dopo. Do you want to play Human After All now or later? Later. Later. E,
c'è una cosa importante da dire, che questo libro ha avuto una casa fantastica, che è l'Arcana, che è una casa editrice storica, ed è stata la prima che ha pubblicato un libro su Bowie negli anni 70, se non sbaglio, giusto? Sì, c'è l'editore Federico Pancaldi, dov'è? Eccolo là. Si alzi in piedi e riceva i meritati applausi. Ecco, Federico Pancaldi, che anche lui è un Bowie Next, anche lui è un fan. E quindi ha veramente accolto senza ombra di dubbio il progetto di questi due folli, che però poi alla fine è diventato un libro bellissimo, un'edizione lussuosa, luxury, con tante foto, carta patinata, lucida, veramente un libro molto bello. Ringraziamo anche Angelo Bernacchia, di Arcana, che ha curato questa serata, insomma, ha organizzato tutto quanto. Angelo, c'è tempo per far fare qualche domanda al pubblico? Sì. C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? No. O parli ora o taccia per sempre. Ci sono anche molti giornalisti tra il pubblico, che però tacciono. Incredibilmente. Io vedo anche un'altra, riconosco là dagli occhiali, due amiche, altre due Bowie Nexiane, che c'è Isabella Brando e poi c'è Cinzia Monti, che ha fatto tutti i sottotitoli in italiano e in inglese, anche lei con cuore grande boiano, tutto quanto, perché questo film nasce proprio, ognuno mette il suo, quello che sa fare. La fortuna che molti adolescenti che perdevano ore e ore dentro casa ad ascoltare le canzoni di Bowie, poi sono diventati dei professionisti, e oggi questo film si è fatto grazie proprio a queste professionalità, ognuno nel suo. Senti, io volevo salutare e ringraziare anche Nunzio Ciccone. Virginia, scusa, vedo ora Virginia Rati, che la devo citare, perché Virginia, che non l'avevo vista, è lei che ha inventato questo logo di Bowie Next. Intanto l'occhio, ma poi la E girata, che poi dovresti spiegarlo anche te, questa E che si gira, questa sutura. Cioè, ma facciamo la E, che la E è anche energia. Si guarda indietro, diciamo che... E questa è stata un'idea... Sì, un'idea semplice, ma secondo me geniale, che ha dato una caratteristica fondamentale anche proprio come immagine. Ed è rossa. È rossa come la passione. Ecco, Virginia Rati è veramente, ecco, la Bowie Nexiana proprio delle origini, insieme a Bruno Pagliarani, che qua ancora fa tutte le riprese. Lui è veramente, il suo ruolo, cioè, nel film si chiama Shoulder, spalla, cioè su cui ho pianto un giorno sì, un giorno no, quando dovevo affrontare le difficoltà del film. Comunque, ecco, siamo qua, un gruppo di amici. Sì, volevo salutare anche Nunzio Ciccone e Claudio Ciccone, dei Ciccone Brothers, che da Napoli, che sono stati strumentali anche, che suonano con Steve Norman dell'Hispano Ballet, che sono stati strumentali poi nel consentirci di coprire anche quella fase famosa di Euromantics, Berlino, quella fase importante della carriera di Bowie. Grazie. Io credo che abbiamo tempo per una domanda dal pubblico. Non siate timidi, se siete fan di David Bowie non potete essere timidi, prego. La mia curiosità è che il personaggio Bowie, che non vedo essere trattato, è il padre, che è una figura che io personalmente l'ho sentita negli ultimi anni, in quanto sono diventato padre in tarda età. Diciamo. David Bowie in quanto padre, non il padre di Bowie, ok. No. David Bowie in quanto personaggio che ha vissuto tutti i ruoli e che personalmente io da fan ho amato anche in questa fase, diciamo l'ultima fase della sua vita, dove lui si è dedicato alla figura, diciamo, del padre. E quindi questa figura sua un po' non l'ho vista nella funzione, diciamo, di Bowie nella sua proprio caratteristica di vita, anche cioè, non l'hai vista e... non ne sento parlare. No, però vedo che è un hai colto un aspetto importante, perché in realtà, cioè, la paternità di Bowie, lui è diventato padre relativamente giovane giovane per noi, per noi adesso, negli anni 70, gli anni 70 in Inghilterra non era giovanissimo, perché aveva già 24 anni, lì i figli li facevano anche prima. Comunque, è una parte importante. Io, tra l'altro, ricordo anche interviste di Bowie negli anni 80,
dove citava costantemente il figlio, il suo rapporto col figlio, il fatto che il figlio non fosse un fanatico della musica, piuttosto fosse uno sportivo. E, però è una cosa molto, è un aspetto molto importante invece questo di David Bowie, che dalla rock star depravata degli anni 70, dove questo ragazzino era lasciato il babysitter costantemente, diventa invece l'inappuntabile padre di famiglia degli anni 80, padre divorziato di famiglia, come si dice, ragazzo padre degli anni 80, che comunque è stato vicinissimo, cioè che va a vivere in Svizzera con Duncan, che all'epoca aveva questo nome tremendo, che si chiamava Zoe, e poi si è voluto levare, è diventato Joe, e poi ci ha chiamato la figlia Zoe. Poi ci ha chiamato la figlia, poi ci ha chiamato la figlia Zoe, Duncan. Quindi questa sua rapporto con figlio è stato molto importante, è stato anche molto presente nei suoi testi. Nei suoi testi degli anni, fin da sempre, fin da Cooks, la prima canzone che incide il giorno dopo che la moglie Angie dà alla luce questo bambino. E poi fa parte anche del grande rapporto che David Bowie ha sempre avuto con i bambini. Questa è una cosa nota, chiara, è sempre stato un rapporto molto spontaneo, molto faceva il babysitter, lo chiamavano tutti per fare il babysitter negli anni 60 e 70. Era curioso perché comunque lui ha attraversato tutte quelle che sono le configurazioni di una vita estrema, passando da un lato a un altro, per cui anche questo aspetto è bellissimo. Cioè, ma guarda, Nunzio, quasi di un ciclo vitale completo. Guarda, Nunzio, in realtà, in verità, poi anche facendo queste interviste, parlando con le persone che ci hanno lavorato, hanno conosciuto, cioè, David Bowie emerge, cioè David Jones e David Bowie sono veramente due persone completamente diverse. Cioè, David Bowie è un signore conservatore molto tradizionale, in verità. Che è un concetto anche della famiglia. David Jones. La creazione artistica. E quindi completamente diverso da quello che poi abbiamo visto sui palcoscenici. Infatti la persona che ci racconta Sidney Rome è David Jones, no? Questo ragazzo molto, molto, sì, così, molto semplice, molto carino. Sì. Sì. Ci siamo? Io credo che possiamo rompere le righe e poi continuare a confrontarci. Allora, siccome siamo talmente tanti in questo progetto, dimentico sempre qualcuno. Io volevo ringraziare anche Riccardo Castagnari, che oggi ha portato anche lui questo bellissimo ritratto. E Riccardo, adesso lo vedete con gli occhiali, con la barba, ma lui è poi nel film è Marlene, e canta Flat Gigolo, per cui non lo riconoscerete mai, perché incarna proprio la ricordando anche il locale, lo Sauer Lampa, incarna questo artista che si traveste da donna e che canta Just Gigolo. E poi io volevo anche ricordare che per oggi non è qua Alice Rovai, che è questa ragazzina artista ventenne, bravissima, purtroppo se ne sta in giro per Parigi, questa scriterata, e che ha realizzato tutti i bellissimi disegni in time lapse. E adesso quando vedrete il film Going Next, prima andrà un altro cortometraggio che abbiamo realizzato con Alice, che è The Shadow Man, ed è particolarmente adatto oggi al giorno della nascita di Bowie, perché l'abbiamo rappresentato bambino, prendendo spunto da questa canzone che lui scrisse in età giovanile, che è The Shadow Man, che poi è entrato in questo album perduto, Toy, ed è una canzone dove lui racconta molto di se stesso, racconta di questo uomo ombra, di questa paura. E in qualche modo noi abbiamo pensato, io ho pensato alla storia, diciamo l'ho scritta io immaginandola, che la paura fosse un po' la paura della pazzia, della schizofrenia, quella che era nella sua famiglia, della parte della mamma e il suo fratellastro Terry, quindi la paura di essere anche lui così pazzo e schizofrenico, e anche probabilmente questo suo desiderio di voler scappare da questa realtà forse troppo grigia. Lui ha spesso raccontato di una famiglia con grandi difficoltà, con scheletri negli armadi, diceva, è meglio che non parli della mia famiglia. Quindi forse un'infanzia così come l'ho immaginata, forse non proprio in alcuni momenti, non proprio felicissima, ma il rifugio della musica, la musica che gli faceva conoscere il fratello, è stata una grande possibilità per scappare da questo grigiore di questa Brixton
post bellica con i buchi per le strade, e quindi abbiamo immaginato in questo Shadow Man anche quello che è stato l'ultimo momento della vita di David, in cui insomma volevamo renderlo eterno. Comunque The Shadow Man adesso lo vedrete, la musica l'ha scritta Jerry T. Jones e il corto è stato disegnato tutto a mano da Alice Rovai, che adesso se ne sta in giro a Parigi. Grazie, poi grazie dopo il film tutti. Ci rivediamo. Grazie Sidney Rome, grazie.